Al di là del tono sorridente e scherzoso, una brevissima introduzione mia, poi vi lascio con Piercarlo e con Giuliano, che ringrazio per il lavoro di queste ore. Rispetto alla questione della nota sentenza della Corte Costituzionale, su cui avete avuto modo di discutere nel corso e scrivere nel corso delle ultime settimane, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato altri atti che arriveranno in comunicato stampa, tra i quali segnalo l'intervento di emergenza sulla Sicilia per i viadotti a seguito di maltempo e viadotti, mettiamola così, che è un tema importante e che credo che Del Rio nelle prossime ore vi presenterà. Mi limiterei a presentare in modo molto rapido il decreto legge, il cui testo vi sarà consegnato, questo ormai diventerà una regola, dopo averlo consegnato alla Camera e al Senato, perché altrimenti abbiamo sempre la polemica della presentazione prima a voi che agli organi competenti dei testi, ed è un decreto legge che contiene alcune interessanti novità prima di entrare nel merito della sentenza. Dal primo di giugno pagheremo tutte le pensioni al primo del mese, tutte. Quindi c'è un articolo che consentirà all'INPS di liquidare le pensioni tutte il primo giorno del mese, una piccola cosa che però ha un senso di attenzione verso i pensionati. C'è un articolo che il cui effetto non sarà colto dai cittadini, perché non vedranno differenze, ma attraverso un intervento normativo potremo evitare, dico bene, la rivalutazione del montante contributivo. Montante contributivo. Quindi, vale a dire, stante la crisi economica, le pensioni avrebbero dovuto essere abbassate, quelle collegate al coefficiente legato alla crisi, alla crescita del Paese, al PIL. Perché negli ultimi 3 anni, come sapete, abbiamo avuto un coefficiente negativo. Quindi, paradossalmente, avrebbero dovuto ridursi, stiamo parlando di qualche euro, le pensioni. Con questo intervento non c'è alcun decremento delle pensioni. Cioè, le pensioni non si toccano, nessuno perde un solo centesimo, nonostante la crisi che abbiamo affrontato. Ma il punto forse più interessante per voi è senza forse è quello della sentenza della Corte Costituzionale. Che cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale? Dice: una norma prevista dal governo Monti sul blocco delle indicizzazioni delle pensioni è incostituzionale. Pertanto, governo e Parlamento eventualmente per il tramite di un decreto legge, se vuoi fare una scelta normativa diversa puoi farla, ma devi farla prendendoti cura della gradualità e dei principi contenuti nella sentenza. Cosa fa il nostro governo? Il nostro governo potrebbe stare qui a discutere mesi, perché naturalmente si pone un grande tema: ogni denaro che diamo a questi nostri concittadini pensionati lo togliamo a qualcun altro. E quindi, se, come dice qualcuno, si dovesse semplicemente azzerare la norma, dovremmo trovare 18 miliardi di euro. E 18 miliardi di euro significherebbe che dovresti togliere dei denari a qualcos'altro. Agli asili, alle infrastrutture, ai dipendenti, dovresti togliere una cifra veramente molto molto rilevante. A ciò si aggiunge che questo tipo di provvedimento suona abbastanza paradossale nella bocca di chi quella norma l'ha votata, perché adesso svegliamo un segreto: quando questa norma è stata votata, questo signore faceva un altro mestiere. Questo signore faceva un altro mestiere e io tappavo le buche nella città di Firenze. Facevo anche cose più divertenti. Ma
È il colmo che adesso chi ha votato quella norma venga da noi tre a dirci sì, però scusate, fate capire, però bisogna restituire tutto. È semplicemente ridicolo detto da coloro i quali quella norma hanno voluto, quella norma hanno votato. Noi stiamo rimediando ai danni fatti da costoro. E specificamente andiamo a, specificatamente, ora sugli aggettivi, sugli avverbi dobbiamo sempre stare molto attenti, dopo umanista, umanistica, che peraltro umanista è anche un aggettivo, c'è una forma aggettivale, può essere considerata forma aggettivale, secondo la Treccani, una discussione aperta che però è più corretta umanistica, come Sensi subito aveva detto, andiamo nel merito della discussione e andiamo al punto. Vi ricordate quella meravigliosa parentesi rosa nel DEF tra 2,5 e 2,6, che era lo 0,1 di PIL e che impropriamente veniva definito tesoretto e che voi giudicavate essere inesistente? Ebbene, orsù c'era, ma la utilizziamo per le pensioni, per un totale di 2 miliardi e 180 milioni. Ieri ho detto 2 miliardi di euro. Mi aspettavo qualcuno che dicesse, non sono 2 miliardi, è vero, sono 2 miliardi e 180 milioni di euro. Andranno a poco meno di 4 milioni di pensionati, 3,7 milioni di pensionati, ne resteranno fuori circa 670 mila, quindi del monte complessivo di pensionati potenzialmente interessabili dalla sentenza, 3,7 milioni di persone riceveranno il 1° di agosto un simpatico bonus. Lo chiameremo il bonus Poletti, va bene? Il bonus Poletti, tutto attaccato. Il bonus Poletti, che adesso vado anche a definirvi più o meno fascia per fascia, vedo Filippo che è entusiasta di questa conferenza stampa, mentre 650.000, che sono quelli sopra i 3.000 euro, 3.200 addirittura vedo, 3.200 euro lordi di pensione, non riceveranno alcunché. E termino la mia lunga e erudita spiegazione andando nel merito e dicendovi: se tu prendi 1.700 euro di pensione lorda, ok, lordi, non lorda, pensione lordi, 1.700 euro lordi, avrai il 1° di agosto il bonus Poletti di 750 euro. Se prendi 2.200 avrai il bonus Poletti di 450 euro. Poi ovviamente, essendo graduale, può essere centesimo in più, centesimo in meno, ma vi do i dati. Se prendi 2.700 euro lordi avrai il bonus Poletti di 278 euro. Una tantum il bonus. Poi si pone il tema della indicizzazione dei successivi benefici 2016, che porta a dire che all'anno quello che guadagna 1.700 euro di pensione avrà 180 euro all'anno di rivalutazione, cioè sostanzialmente avrà 15 euro al mese, giusto? Sì. Quello che prende 2.200 avrà 99 euro, quello che prende 2.700 avrà 60 euro, all'anno 5 euro. La conclusione di questa riflessione è la seguente: bonus più beneficio in prospettiva. Questo è lo scenario. In soldoni, circa 4 milioni di italiani dal 1° di agosto, non abbiamo voluto fare le corse per evitare di sentirci dire lo fa per la campagna elettorale, no, la follia. Cioè, noi abbiamo avuto, credo, il coraggio e la determinazione di presentare la nostra proposta subito, perché vogliamo dare un messaggio forte ai nostri partner europei che in Italia non si scherza e non si gioca sulle pensioni. Vogliamo darlo ai mercati internazionali dicendo che non c'è nessuna tensione vera o presunta preelettorale che ci fa essere timidi rispetto alla realtà. Vogliamo darlo rispetto ai pensionati che hanno diritto di sapere che cosa devono avere e che cosa no, ma lo facciamo partendo dal presupposto che la grande questione delle pensioni va affrontata, perché lo voglio dire qui con molta serenità. Se io sono una donna di 62 anni, diciamoci la verità, le normative del passato sono intervenute in modo troppo rigido.
Perché se una donna arriva a 62, 63, 61 anni e vuole andare in pensione 2 o 3 anni prima, magari rinunciando a quei 30, 20, 40 euro, ma almeno si gode il nipote, anziché dover pagare 600 euro, 1000 euro una babysitter, bisognerà trovare le modalità per cui, con un'attenzione ai denari, che è l'attenzione che noi abbiamo per il rigore e la solidità della nostra proposta, si possa permettere a questa nonna di andarsi a godere il nipotino tranquillamente senza avere i rigidissimi vincoli che oggi esistono. Noi questa parte qui la faremo, e la faremo entro la legge di stabilità. Noi andremo cioè a dare un pochino più di spazio a coloro i quali, in cambio di una riduzione corrispondente, proporzionale, vorranno avere maggiore libertà e maggiore flessibilità, ma questa sarebbe la discussione vera da fare sulle pensioni. Non questa discussione alla quale noi siamo stati abbastanza costretti, diciamo la verità. Io, se avessi potuto, avrei utilizzato questa parentesi rosa tra il 2.5 e il 2.6 in un altro modo. Per Carlo lo sa, perché ne abbiamo parlato a lungo e ci stavamo confrontando. Poi, quando è arrivata la sentenza, mi ha chiamato e mi ha detto: stai fermo, non aprire bocca con nessuno perché c'è la sentenza della Corte. Quindi sono stato diffidato dal Ministro dell'Economia a svolgere la mia funzione creativa di individuazione del cosiddetto tesoretto. Però il punto centrale è: i soldi ci sono, li diamo ai pensionati a cui la Corte ha individuato una necessità di dare delle risposte, li diamo il 1° di agosto nelle modalità che vi ho detto. Abbiamo dato una risposta in tempi molto stretti, perché, come è noto, noi la sentenza l'abbiamo scoperta dalle agenzie, come è ovviamente istituzionalmente doveroso che sia, quindi l'abbiamo appresa dalle agenzie, abbiamo avuto più o meno 15 giorni per poter trovare la risposta. Siamo pronti a discutere di pensioni per cercare di dare dei messaggi alla nonna di 62 anni che vuole tenersi il nipotino. È un emblema, naturalmente, ovviamente in un quadro di stabilità economica, e lo facciamo in una dinamica di tenacia e di determinazione, che è quella che ci caratterizza. Il decreto prevede anche altre cose, che adesso il Ministro Poletti, insieme al Ministro Padoan, vi illustra, compreso denari per la cassa integrazione e quindi un maggiore intervento e un'attenzione verso gli ultimi, anche se segnaliamo, la cassa integrazione si è quasi dimezzata, no? Ho visto meno 47% di, o 43 di ore autorizzate, quindi è segno importante, segno che l'Italia sta ripartendo. Anche i dati dell'export di oggi sono dati che sicuramente valorizzerete tutti a tutta pagina. Però io direi di aver concluso e lascerei la parola, direi prima a Giuliano e poi a Piercarlo, nel merito per l'individuazione di questo decreto, il cui testo vi sarà consegnato dopo averlo dato al Parlamento, perché abbiamo giustamente il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i capigruppo di maggioranza e direi anche di opposizione, che su questo sono particolarmente sensibili, come è giusto che sia, anche quei capogruppo dell'opposizione che hanno votato la legge Fornero e che adesso vorrebbero far finta di niente, ma che in realtà ai cui pasticci noi stiamo rimediando. Grazie, Giuliano. Bene. Solo per completare l'illustrazione, a partire da un primo elemento che riguarda la decisione di portare 1 miliardo di euro al Fondo Sociale per l'Occupazione per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015. Noi abbiamo concluso un paio di settimane fa, insieme al Ministro Padoan, il pagamento, quindi i decreti necessari a pagare gli ammortizzatori sociali in deroga, mobilità e cassa integrazione, per il 2014, con un finanziamento di 500 milioni, anticipando la chiusura dell'anno precedente di 3 mesi. Quindi siamo ancora troppo lenti, ma abbiamo utilizzato 3 mesi in meno dell'anno precedente per fare questi atti. Adesso partiamo per il pagamento di quelli del 2015. Per pagare questi ammortizzatori sociali abbiamo bisogno e riposizioneremo 1 miliardo di euro dal fondo cosiddetto Jobs Act al Fondo Sociale per l'Occupazione. Quindi 1 miliardo va destinato, e quindi saremo in grado di fare rapidamente il decreto per l'attribuzione alle regioni delle relative risorse per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il secondo atto contenuto in questo decreto riguarda il rifinanziamento
dei contratti di solidarietà, in particolare il cosiddetto contratto di solidarietà di tipo B, e cioè quel contratto di solidarietà che riguarda le imprese che non hanno la cassa integrazione, che non hanno il contratto di solidarietà classico, e quindi abbiamo finanziato per 70 milioni i contratti di solidarietà che riguardano imprese artigiane, imprese commerciali sotto i 50 dipendenti, imprese industriali sotto i 15, imprese, come posso dire, che non vengono definite esattamente imprese come gli studi professionali o le onlus. Quindi questo è il secondo elemento che abbiamo introdotto e che è presente dentro questo decreto. Poi c'è il tema del pagamento delle pensioni al primo del mese, quindi a partire da giugno. C'è il tema della rivalutazione, rivalutazione del montante a seguito del fatto che, siccome si calcola sulla media del PIL degli ultimi 5 anni, l'esito del non buon risultato del PIL del nostro Paese avrebbe prodotto un abbattimento non particolarmente rilevante, ma comunque del montante su cui si calcola la pensione. Quindi abbiamo deciso di bloccare con questa norma il fatto che non si può andare sotto il parametro 1 e quindi non abbiamo questo elemento di riduzione. Per quello che riguarda le norme riferite al tema della sentenza della Corte, il Presidente ha già detto chiaramente qual è l'impianto e la ragione per cui abbiamo fatto questa scelta. Io credo che sia un buon modo, perché quando c'è un problema bisogna dare una risposta. E da questo punto di vista la risposta può essere apprezzata o meno apprezzata, ma non credo che sia buon metodo di una buona politica quello di non far fronte, di non affrontare e di non dire in maniera esplicita ciò che si pensa di fare di fronte ad una situazione come quella che si è determinata. Quindi abbiamo scelto di decidere oggi di non continuare eventualmente una discussione nel tempo, perché questo è un modo per, dal mio punto di vista, non considerare positivamente l'intelligenza, la capacità di comprendere e il senso di responsabilità condivisa dei cittadini italiani, che sanno qual è lo stato generale della nostra situazione e che sanno che non è che piovano dal cielo le risorse per affrontare e risolvere i problemi, e quindi sanno che se abbiamo scelto in questo modo lo motiviamo, lo spieghiamo, ma lo facciamo in una condizione di chiarezza che io credo sia assolutamente giusta, indipendentemente dal fatto che ci sia una tornata elettorale a 15 giorni o a un mese. Non credo che questo possa essere il metro in forza del quale un governo si relaziona con i propri cittadini. Se hai un problema lo devi affrontare, se hai una soluzione la rappresenti, potrai avere dei consensi o dei dissensi, ma io credo che sia il modo giusto per stare in relazione tra un governo e i cittadini del proprio Paese. Aggiungo due cose molto rapidamente. La prima è ribadire un punto che ho già fatto e che anche il Presidente ha fatto, e cioè dover fronteggiare tutti gli esborsi implicitamente previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale avrebbe impegnato per il 2015 risorse che avrebbero portato l'indebitamento al 3,6%. E sto parlando solo del 2015, perché dobbiamo aggiungere le risorse che sarebbero accumulate a partire dal 2015 per il futuro. Questo avrebbe comportato l'ingresso dell'Italia in una procedura di deficit eccessivo, l'immediata rimozione della clausola delle riforme che invece la Commissione ci aveva concesso in base appunto allo sforzo di riforme, e il mancato rispetto della regola del debito. Tutto ciò avrebbe comportato un'ulteriore esigenza di aggiustamento di finanza pubblica, che avrebbe quindi invertito la tendenza dell'economia dove, come si trova adesso, cioè in crescita e in risanamento dei conti pubblici. Questo per dire che le conseguenze complete dell'adozione delle misure implicite in questa sentenza sarebbero state di dimensioni che, a mio avviso, non sono state ancora valutate correttamente dal dibattito in generale. La seconda questione riguarda qualcosa di più sul provvedimento. Vi sarà dato il testo tra poche ore. Comunque il provvedimento si può dividere in 3 parti. Un calcolo degli arretrati relativi alla indicizzazione degli anni 2012-13, che sono arretrati che coprono parzialmente quelli previsti dalla rimozione
della legge votata nel 2011 per quanto riguarda le pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo. Una seconda parte che riguarda il calcolo della indicizzazione per il periodo 2014-2015 e infine a partire dal 2016 una introduzione di un meccanismo di indicizzazione più generoso rispetto a quello utilizzato per il calcolo negli anni precedenti, in modo tale che negli anni successivi i principi ispiratori della norma della Corte Costituzionale, cioè adeguatezza, gradualità e proporzionalità nel trattamento dell'indicizzazione, sono rispettati. Questo significa, lo ripeto ancora, che l'aumento di reddito tramite pensioni diventa un aumento permanente in base alla reintroduzione di un meccanismo di indicizzazione. Grazie. Roberto, tieni tu il comando. Americo Mancini, GR Rai, volevo sapere dal Ministro Padoan se questo rimborso 500 euro è una tantum o i pensionati debbono aspettarsi altre cifre, viste le simulazioni fatte, e cioè che in media si è perso 1.700 euro, o ci si ferma qui? Innanzitutto, grazie per la domanda. Innanzitutto nessuno perde niente, casomai il problema è di chi ci guadagna e quanto. Quello che entra nelle tasche dei pensionati, che riguardano 3 volte il minimo in su a scalare, riguarda 2 aspetti. Gli arretrati relativi al 2012-2013 che verranno rimborsati una tantum e un aumento permanente, come ho appena detto, dell'indicizzazione a partire dal 2016. Quindi ci sarà un arretrato una tantum e poi, questi sono i numeri che riferiva anche il Presidente del Consiglio, un aumento legato all'indicizzazione d'ora in poi. Quindi c'è un guadagno permanente. E oltre, ripeto, oltre all'una tantum che arriverà il 1 agosto. Sì, Angela Mauro, Huffington Post. Mi chiedevo se con questa scelta fatta oggi temete, vi aspettate dei ricorsi da parte delle platee che sono escluse e se pensate che magari ci sia bisogno di una, non so se si può fare, di una chiarificazione da parte della Consulta sulla sentenza appena emessa. Io non so se ci saranno ricorsi, se ci saranno vedremo, ovviamente i ricorsi dovranno tener conto del fatto che le cose con questo decreto sono cambiate. Su quello che ha intenzione di fare la Consulta non mi pronuncio. Bene, grazie. Grazie.